Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Secondo le indiscrezioni del prepartita, si disporranno in campo con il 4-5-1. Beh, sembra che l'allenatore punti a imbrigliare la manovra d'attacco avversaria con un centrocampo folto. Il possesso di palla rivestirà un ruolo importante. I cinque centrocampisti rendono complicato per gli avversari costruire il gioco e rifornire le proprie punte. Ma dovranno anche essere abili nell'impostazione della manovra offensiva per servire l'unico attaccante schierato. Una domanda al volo: qual è il giocatore chiave di questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende Fabio che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Allarga il gioco. Hernandez con il fallo. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Conti. Ibrahimovic si fa vedere per ricevere. Opportunità di ripartire. Se ne va. E ora deve concludere. Caputo! Conclusione sul fondo. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. E il guardalinee ha alzato la bandierina, fuori gioco. Ibrahimovic gli lega la gioia del gol. Che parata! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Ibrahimovic, che botta! Grande istinto del portiere. Va a avanzare l'azione con il lancio lungo. Ha fatto buona guardia, la butta via e fa respirare la difesa. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Aia, Caputo! Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Traoré, Djuricic, riceve il passaggio, tocco preciso, riceve la palla, bello intervento difensivo. Hernandez.
cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Riceve in area. Filip Juricic filtra la palla in profondità. Lungo passaggio in avanti. Çalhanoğlu non riesce a mantenere il possesso. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Çalhanoğlu lotta ma perde l'equilibrio. Filip Juricic e trova bene il compagno. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono... Ibrahimovic! Finalizzazione decisamente infelice. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Lucas Paquetá riconquista la palla. Conti. Lucas Paquetá. Boga. Caputo. Boga riceve in posizione interessante. Caputo! Tiro davvero da dimenticare. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare Iniesta. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Lo dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Hernandez. Rebic. Prova l'incursione in avanti. Urabia recupera un pallone importante. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Scodella in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Conti. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. Se devi scegliere qualcuno da marcare, direi che l'uomo che... Il Sassuolo al calcio di punizione. Caputo. Caputo! Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Che sì. E perde il duello fisico con l'avversario. Passaggio sulla destra. Provano a partire in velocità. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Caputo. Riceve un bel pallone. E trova il compagno. Ottimo disimpegno, fondamentale.
Ibrahimovic, eccolo. Benasser gioca con un pallone lungo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. E passa! Bello, prova a tirare! L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Traoré prevale e recupera palla. Il Sassuolo deve tenere duro ancora per qualche istante. Ai giocatori sembrerà un'eternità. Fischio, il fischio che determina la fine della gara. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio. Adesso